Bene, vorresti cacciare, è così? So usare la pistola. È un fucile, è diverso. Ero nella decima di montagna, Coppa, risparmiami le stronzate da marina. Uccidere un cervo non è come ammazzare un uomo o un furioso. Per catturare un animale, segui le tracce. Devi concentrarti sui segnali che ti lancia la natura. Se sarai attento, noterai gli indizi. D'accordo. Osserva ora. Vedi questa merda di cervo? È ancora calda. Sì, lo vedo. Vanno di qua. Già, l'avevo notato. Andiamo allora. Svelto, ecco il tuo cervo. Visto. Tieni, prendi il mio fucile. Se eri nella decima di montagna saprai usare un mirino. Sì, Cop, so usare un mirino. Piano, piano. Ci sono. Hai colpito! Bella mira! No, cazzo, non era un colpo mortale, è scappato. No, no, va bene. L'hai ferito. Presto collasserà dissanguato. Seguiamone le tracce. Ok. Tracce di sangue, visto? Avvicinati. Sì, le vedo. Seguiamole. Ok. Ora dovrà rallentare per forza. Ha perso troppo sangue. Ci imbatteremo nella carcassa da un momento all'altro. Ok, sai macellare la selvaggina? Sì, ascolta. Coop, Boozer e io non siamo dei novellini. Lui cacciava alci in compagnia del padre. Insomma, mi ha mostrato come si macella un cervo. Beh, considera questo. Con tutto il rispetto per Boozer, hai molto da imparare. Stai sprecando un mucchio di carne. Sì, dai. Niente male per un principiante. Già, grazie. Ora restituiscimi il fucile. Tieni, grazie. Come dicevo, Dick, al campo serve carne di cervo. Ma molti si stanno ancora riprendendo dall'assalto. Ok, ho capito, vedrò di ricordarmelo. Stai cercando!
Doc, cioè tenente. Ma occhio a non diventare una carcassa. Gli umani non diventano carcasse, caporale. Solo gli animali. Voi controllate il perimetro, d'accordo? Sì, è tutto in ordine. Ehi, qualcun altro ha sentito? Sentito? Tenente O'Brien, nota operativa 2006. Lungo il tragitto verso la zona d'atterraggio ho notato un esteso sciame di insetti, probabilmente ditteri o esemplari di Tabanus atratus, in una radura distante dal nostro obiettivo. Non è chiaro cosa li abbia attirati, ma le dimensioni dello sciame suggeriscono la presenza di una carcassa fresca. Dovrebbe essere proprio qui. Cavolo, ma dov'è? Ah, eccolo. Leus e Mionus, un cervello, anche se nessuno avrà mai avuto bene. Le striature sulle masse muscolari maggiori indicano un'infezione da virus Hooligan HD. Necessito di campione per conferma. Mettila così, povero bastardo. Almeno non ti hanno fatto a pezzi i furiosi. Se fossi sopravvissuto, magari ti saresti trasformato e sarebbe stato peggio. Che cosa vuoi? Stai indietro! Voglio solo parlare. Nero, protocollo 2/7, è stabilito che se nel corso di operazioni in zona di quarantena si incontrano civili, civili, è proibito entrare in contatto. Davvero? A me questo sembra un po' entrare in contatto. Sì, sì lo è. E tu sei vivo? Sì. Lo sono. Come? Come fai ad essere vivo? Cosa? Io non capisco. Ascolta, tu c'eri quella notte a Farewell. La notte dopo, al campo profughi, gli elicotteri erano in fiamme. Erano tutti morti, massacrati, sparsi. Un pezzo qua, Nero, un pezzo là. Ok, senti un po', possiamo risolverla in modo civile o incivile. Quello civile, chiacchieriamo un po', rispondi a tutte le cazzo di domande. Poi puoi tornare a rotolarti nella merda di furioso o a fare quello che facevi. Se scegli incivile, ti strapperò quella bella tutina e vedremo come reagiranno i tuoi amici quando scopriranno che hai respirato dell'aria contaminata. Che cosa scegli, O'Brien? Sì. Ok. Ok. Ti ricordi sul tetto della vecchia distilleria? Ho messo una donna sull'elicottero, era ferita. Sì. Mi ricordo, a un taglio, era molto profondo. Sono stato al campo profughi in cui hai detto di volerla portare. Erano tutti morti, quindi te lo richiedo. Come sei sopravvissuto? Non eravamo lì. Ci hanno mandati a sud, in un altro campo. Come hai detto tu, quello di Belknap era invaso. Così ci hanno trasferiti a sud, dalle parti di Silver Lake. Qualche superstite? Ora intendi? Non lo so, io... Mi hanno trasferito alla ricerca. Lei è viva. Aspetta, io posso scoprirlo, controllerò. Hai una delle nostre radio? È così che... Non posso prometterti nulla, ma chiederò. Verrò con te, andiamo. Non puoi, ti prego, non capisci, ti spareranno, cazzo. Ma prima sparo io a te. Va bene, se vuoi uccidermi allora spara, ok? Ho fatto il mio dovere. Quella donna, tua moglie... Le ho somministrato ossigeno e la Flyball. L'ho tenuta in vita. Mi sono cacciato nei guai. Era in settecemia. Era spacciata. L'ho messa in una mesh. Io l'ho salvato la vita. Papaglia, rapporto. Devo andare. Ti prego, va via da qui. Tu lo riconosci. Non sai di cosa sono capace. Se non mi contatterai, ci volessero anni, io ti troverò. E non mi limiterò a spezzare una cazzo di antenna. Mi spiace per tua moglie. Non sei l'unico ad aver perso qualcuno là.
Ehi, Boozer, ho portato della carne, forse basta per qualche giorno. Ehi, Dick, grazie, amico. Ma non ho molta fame ora. La conservo sotto sale. Apri il cancello. Ci teniamo d'occhio. Sei qui per la moto? Ehi, che si dice? Allora, come va? Qui non mi lasciano andare. Perché vuoi andartene qui, se è sicuro? Devo lavorare. Ok. Ok. Mia madre aveva il pollice verde. Io, al contrario, uccido ogni pianta che tocco. Devo cercare meglio. Da che parte? Sì, eccoti qui. Tucker, l'ho trovato! E a quanto pare stava aspettando qualcuno! Dick, non... farlo fuggire. Lo voglio vivo. Ma che merda, Tucker, vivo! Ho scoperto che manca il treno. Deve dirci dove l'ha nascosto. Ok, perfetto, farò il possibile. E dai, Roach, dove credi di andare, eh? Sono ancora qui, pezzo di merda. Ok, ho capito, devo usare le cattive. Roach, rallenta, voglio parlare. Sì, Tucker. Ti manda per questo, per parlare. Ma certo, Cristo, se avessi voluto ucciderti saresti già morto. Qualcuno! So come hai ridotto Leon e Alvaris! No, quanto vorrei ucciderlo se potessi! Restano poche munizioni. Spero non ti dispiace.
complichi solo le cose! Sei un appuntamento! Dove scappi? All'inferno con te, Senzo! Ehi, Roach, come andiamo? Visto? Ti ho detto che non volevo ucciderti. Dick, no! Io non ho fatto niente. Nah, Tucker la racconta diversa. Mi sa che quando Leon e Alvarez sono scappati con le medicine, si sono scordati di spartirle con te. È così? Dick, no! No, spiegami cosa stai pensando, voglio capire. Tu hai rubato quel che restava mentre la vecchia era distratta. Dick, non ho niente addosso, ok? Perquisiscimi! No, non è compito mio. A quello penserà Al-Kai, sta sicuro. Ehi, Tuck, l'ho preso. Segnati le coordinate e via dal Kai. So cosa hai fatto a Leon. Ok, Dick? Ti prego, amico! Ti supplico! E ho le mie medicine. Andiamo. Dick, no! Sì, ti prego! Ma se vuoi viaggiavamo insieme, secco, ricordi? Tu e io eravamo amici! Puoi muovere il culo. Chiudo. Ti prego! Non voglio morire! Non lasciarmi qui! Dai, slegami! Maledetto! Al diavolo! Che ti serve? La ragazza che ho portato dentro, vorrei tirarla su di morale. Mi aveva detto di averne uno. Non saprei, prova al negozio di souvenir del cratere di Belknap o Marion Forks. Sì, ok, grazie. Potrebbe servirmi. Yeah.
Resisti, ci penso io. Vuoi morire qui? Ascolta, conosco un campo. Un accampamento? Ci vado, certo. Dov'è? Mostramelo! Peaceful Lake, Mark Copland, è sicuro lì. Grazie per esserti fermato, ero spacciato. Non sarei mai riuscito a liberarmi, grazie. Puoi dire che hai incontrato Deacon St. John. Tieni la testa bassa e corri. Apri il cancello, è una faccia conosciuta. Ehi là. Ehi, come andiamo? Lisa, vattene via. Portato una cosa. È bellissima. Posso venire con te? Riportami a Marion Forks. Senti, non posso, non sarebbe sicuro. Devo rientrare. Ci svegliamo all'alba per lavorare.